Va bene, raga, riprende l'avventura di Crash Bandicoot. Siamo sempre nel mondo piratesco. Allora, dovevamo fare questa partita che era il flashback. Volevo provare a fare un livello con lei, visto che non avevamo, non so come si chiama. La tipa. Così per provare anche a vedere se ha un movement diverso da Crash. Primo test, ah, ma no, non cambia niente. Cioè, nel senso, non cambia niente. Sì, le casse sono fatte per essere rotte, non sono una barriera impenetrabile. Modificherò il prossimo test. Ho fatto una cazzata immane. E c'è anche il tempo oltretutto. Sento toccare terra, signori. Un'esibizione incredibile e strabiliante. Ecco qua. Bisogna. Come mi sono salvato le chiappe. Oh, è ancora vivo? No, la cassa. Perché questi pezzi di merda dove me la vanno a mettere. Mi sembra più facile questo del primo che abbiamo fatto. Fanculo, fanculo, ma come ho fatto a mancare? Mamma mia, mamma mia. Io ve l'ho già detto anche in altri video. Io su questo gioco non ce la faccio a fare un gameplay parlato sotto. Non si può fare. Sto troppo infognato, raga. Ah, poi sono concentrato, cioè qua è vecchio stile, cioè tu giochi lì che sbagli un millimetro e sei morto. No. Ah, oh, tutte, vado. Primo test completato, ben fatto soggetto. Ora proviamo a fare un livello con lei. Però se c'è un boss forse ci conviene andare con Crash. Ah, facciamo guarda, il boss qua, guarda, ci sarà il boss, ci facciamo con Crash. Poi dopo il prossimo mondo magari ci facciamo un livellino con la ragazzina che non so come si chiama. Ah, no, è un altro mondo. Vabbè, c'è qualcosa. Io me lo sento, raga, qua c'è qualcosa.
E questo? Oh! Lo scuola lancia spade. Così. Oh, ma che acqua! Quadrato R. Oh! Ma come... Dai! Oh! No, è finito così. Ma perché raga non mi fa prendere questi... quei tagliandini lì, quei ticket, non li fa prendere. Per quale assurdo motivo. Vaffanculo. Vai. Senza paura. Quanto ho rischiato. Ventinove. Preciso. Portiamoci a casa pure sta vita. Che ci serve. Oh! Lo squaletto! Mamma mia! Mamma mia! Mamma mia! Mamma mia! Mamma mia, ero... Che fatica, aiuto! Con calma, ci avevo il tempo. Con calma. Abbiamo il tempo. E vaffanculo. E vaffanculo. Merda! Ah, ho fatto bene! Senza volere ho fatto bene! No, vabbè, vabbè, vabbè...
Ormai sono una scheggia, tutto automatico. Tutto automatico, raga. Fanculo. Diamante, guarda qua. Oh. Mitica. Pusti. Pusti. Ma cos'è sta roba trasparente? Prova la gemma verde. Ma che significa? Cos'è che ho detto? No, vabbè. Ah, vabbè. No. Che cazzata che ho fatto. Non ho capito. Oh! Ho attivato qualcosa, ma... Oh! Mi sa che se io li cambio il altero lo spazio-tempo, non lo so che cacchio faccio facendo questa roba qua. No, ma no. No, di nuovo da qua. What the fuck? Non mi sembra una roba corretta. Ok. Ok. Oh, wow. Ah, tosto. No, 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 mamma mia. Che stupido errore. Ci siamo proprio morti veramente del cavolo. Morti del cavolo.
Che cazzata, raga. Che cazzata che ho fatto. Adesso c'ho quella cosa che, capito, lo so fare, invece non so fare proprio niente perché se gioco qua si muore in 2 secondi come degli stupidi. Andiamo subito al checkpoint, va là. Ma cos'è quella? Oh! Ma è stupido! Usti! Usti! Aiuto! E dai, fatti esplodere! No! Merda! Dovrei provare a tirarle, però che difficile. No, il terzo cannone io non l'avevo considerato. Il terzo cannone non l'avevo proprio considerato. Usti. Due. Poi dovrebbe andarne. Usti. Il cannone, il coso, il vortice, ma che cazzo! Scusate, ma quando ci vuole ci vuole. Usti, 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 arrivano. Cioè, qua c'è. Merda. 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 Ancora. Vabbè. Ah no, è finita. Mi sembra tanto di trappola questa cosa. Eccolo. Luigi.
Ma ce ne sono due. Mamma mia. No, c'era la cosa! C'era la cassa verde! Vabbè. Ne ho persi tanti, già. La buona e vecchia materia oscura! Attento, Crash! Pesa più di quanto. Oh, bene! Ti sei svegliato? Ottimo! Due maschere prese. Ne mancano due. Il mio livello di panico è diminuito. Era circa 10, ma ora si è attestato, diciamo, su 9,78. Periodico. Ah, oh, sì. Questi Bandicoot vogliono aiutarci. Bandicoot. Segui. Va dritto al saldo, eh? Mi piace questo tizio. Nuova mappa. Vediamo cosa ci aspetta. Adesso giochiamo con la Bandicuttina. Oh, giapponesi. Ci ha fatto tutto. Oh. Ma dai. Carino, dai, anche queste cose qua. Questa mappa è un po' in, così interattiva. Fai una giravolta, fallo un'altra volta. Facciamo con lei, proviamo. Va bene, dai, facciamoci un giretto con lei. Facciamoci un giretto con lei. Vediamo se. Fai una giravolta. Vediamo se. Boh, c'è qualche differenza nello stile di gioco. Se magari lei è preferibile, magari in alcuni livelli presso, rispetto che Crash. Anche se io penso che più o meno è semplicemente una questione estetica. A parte il terzo personaggio che avevamo visto al termine del, che abbiamo visto nella parte precedente, nel video precedente, però magari lei può dare, non lo so, proviamo, proviamo. Allora, dov'è la prossima maschera? Non qui. Se questi zucconi non avessero bucherellato la realtà, ora apriremmo anche noi dei varchi. Invece ci tocca prendere la strada lunga. Ma sento che c'è un altro varco nei paraggi. Amici, ho un giochino divertente da proporvi. I pro di Bandicoot che raggiungeranno i miei terreni di prova riceveranno un premio. Ma per riuscirci dovranno sconfiggere le mie diaboliche e letali creazioni. Giravolta, scivolata. Posso planare. Ah, posso fare anche un doppio salto. Ma sta cosa è una figata.
Basta. Perché secondo me alcuni flashback si possono trovare solo con la... Della maschera esplosiva. Giusto. No, vabbè, io pensavo di poterlo distruggere. La giravolta oscura può desiderare... Ah, no, l'ho spesa. Ah, giusto, la magia verde. Quindi posso... E qua? Ce la faremo? Sì! Emo? No, beh, lì non ce la farò mai, ragazzi. Oh! È divertente questo. È divertente. È divertente roteare. Ora qua non è più così, ma è a tempo. No, non prende niente. Oh. Livello bonus. Ah, qui il problema è che io dovrei riuscire a saltare in alto. Infatti. Ma così non riesco a fare quello che volevo. Oh no, vabbè, ma come sono morto?
Devo trovare il modo di... A parte ste casse che... Proviamo a raggiungere questo. Che il salto come fai a... Non si riesce. No vabbè, ma che cretino che sono. Volevo... fanculo. Pensavo di poter prendere quelli... Fanculo. Questa cosa qua, l'unica cosa positiva è che non mi fa sprecare le vite. Questi qua aspettiamo un attimo a distruggerlo. Perché quelli... Quindi in teoria ci dovrebbe permettere di tornare su. Proviamo a questo qua non distruggerlo. Ma in ogni caso... Forse ho capito, raga. Proviamo a suicidarci. Forse ho capito come fare ad arrivare là in alto. Ecco, sì, è così. È così. Solo che quella là è invisibile. E se quella là è invisibile, io come cavolo faccio a distruggerla? E poi quella lì io la sblocco dopo. E di qua io non posso passare finché non distruggo questo. Come faccio io a raggiungere quello lì se poi lo sblocco successivamente? Perché ora posso raggiungerlo. Ora posso raggiungerlo. Cioè, sarebbe fare così. E lo raggiungiamo. Ma dopo, come lo raggiungo dopo? E se io lo faccio così, trenta e manca, e manca quello, maledizione, manca quello. A meno che io non possa salire lì in alto senza distruggere il TNT.
Impossibile. E quindi quella cassa là? L'unica è che io possa saltare qua. Secondo me se io... Ah, vedi. No, che cazzata che ho fatto. Ma io poi come faccio a tornare indietro? Minchia, ma è difficile, raga. Perché c'è questo problema qui che poi non so più come tornare indietro. Ma porca troia. No. Forse ho capito. No, perché non posso scivolare. Non posso scivolare. Cioè, io dovrei. Forse ho capito. Sì, ma mamma mia, sono dei pazzi questi. Sono dei pazzi criminali. Questi sono dei pazzi criminali, ve lo dico io. No, merda. Però ci siamo, forse trovo la quadra. Però la rotazione probabilmente la devo fare mentre salgo. La rotazione va fatta mentre salgo. Ma guarda, cavo. Ma sono matti, raga. Questi sono matti, ve lo dico io. A inventarsi ste robe. Vediamo. Porca la mamma mia. Mamma mia. Ce l'avevo fatta, porca puttana. Ma perché che cazzo hanno combinato? Devo fare, devo passare sotto. A questo punto mi sta proprio di sì. A questo punto mi sa che devo proprio passare sotto. Sì, ma questi sono matti. No. Non mi morire. No, no, come cazzo sono morto? Come cazzo sono morto? Perché sono andato sotto che potevo salire anche sopra? Come cazzo sono morto? Cioè, ormai andiamo a 3000 perché guarda.
Mamma mia, che paura. C'ho un'ansia. Mamma mia, che ansia. Che ansia. Ma com'è 140 di 202? Ah, di tutto il livello. Qua li ho presi tutti. No. Dai, ha messo il coso sparafiamme. Ancora questi resti pronti per mettere le cose sparafiamme. Quella fa male. Io non posso avvicinarmi. No, ma guardate, mi ha spinto giù sto faccia di merda. Ah, perché si è rotio, però le fiamme mi uccidono. Questa cosa che non avevo capito. Su. Ma poi perché non me ne vado via? Che cacchio sto a fare lì? Dove? Chi dice un altro? Andiamoci. Mamma mia, ha perso un sacco comunque. Dove cazzo? Ha perso un sacco. Va bene ragazzi, direi che ci vediamo nel prossimo video. Come sempre spero che questo vi sia piaciuto. Vi invito a supportare il canale con un mi piace e un'iscrizione. Ci vediamo alla prossima. Ciao.